soprattutto la società civile, gli operatori sanitari. Voglio ringraziare chi è stato tramite con il governo regionale, voglio ringraziare anche l'assessore Russo, ma voglio ringraziare soprattutto le persone che spontaneamente ci hanno aiutato a fare questa conquista, dai comitati fino ad arrivare alla società civile. Oggi non so, perché ho usato fino adesso e voglio continuarlo a usare il condizionale, ma sembrerebbe che finalmente l'ospedale di Ribera assume un ruolo importante all'interno dell'offerta sanitaria dell'intera Sicilia occidentale. Se così è giusto fare un plauso a chi ha voluto questa determinazione. È chiaro che noi rimarremo vigili, perché oggi, seppur sono parte scritte, sono buoni propositi e noi abbiamo il dovere, la istituzione, soprattutto l'autorità sanitaria del Comune di Ribera, di essere vigili per questo traguardo. Dopodiché, e concludo Presidente, chiedo scusa intanto per essere stato troppo prolisso e chiedo scusa soprattutto per gli errori che il sindaco e l'amministrazione, soprattutto il sindaco con me, io chiedo scusa alla città perché sono mortificato quando il sindaco commette errori, sono mortificato e dispiaciuto, ma sono anche onorato, Presidente, io sono anche onorato di commettere errori perché spero di essere ricordato come un sindaco che ha commesso anche errori, perché ritengo che è molto meglio essere ricordato come un sindaco che commette errori che come un sindaco invece che passa nel dimenticatoio. È un ultimo appello, l'oggetto di una mozione del consigliere inglese. Non facciamo allarmismi perché ho controllato e purtroppo gli stessi reati che si sono consumati negli anni passati proporzionalmente sono stati consumati anche quest'anno. E non creiamo ulteriori allarmismi perché purtroppo l'80% di questi reati sono stati consumati, ahimè, da cittadini del paese. E dico questo per evitare che si creano i fantasmi del diverso, del rumeno, dell'estracomunitario. Noi ci stiamo attivando non solo con un tavolo tecnico, ci stiamo attivando con il tavolo di progettazione, l'assessore e il vice sindaco Cortese si è già attivato col comando per alcune pattuglie notturne e con l'acquisto di videosorveglianza. Devo ringraziare non solo il comando di polizia municipale ma soprattutto la tenenza dei carabinieri per il lavoro indefesso che giorno e notte fanno, ma faccio un appello soprattutto a noi di una maggiore collaborazione. Faccio un appello per una nuova cultura. Dobbiamo modificare la nostra cultura, che non può essere più la mia cultura, parlo della mia cultura da cittadino e da sindaco della città, la cultura della strapotenza, la cultura quasi omertosa che ci ricorda infausti episodi. E io mi piace utilizzare sempre esempi stupidi per far capire. Non è giusto che il Comune di Ribera spenda soldi e tempo e fatica facendo anche multe alle persone per pulire la città e dopo 12 ore le stesse strade sono sporche. E non è giusto, lo sapete perché? Non soltanto per quelle persone che sporcano la città. Non è giusto perché ci sono altrettante persone, se non di più, che fanno finta di non vedere che ci sono le persone che sporcano la città, perché nessuno, nemmeno io, rimprovero il mio amico perché ha buttato il pacchetto di sigarette per strada. E non è giusto trovare nel corso principale, solo dopo 3 ore che passa la spazzolatrice, l'intero corso principale in vaso di pacchetti di sigarette e cartaccia, e non c'è nessuno, nemmeno il sindaco, che rimprovera il suo amico, il suo figlio che butta il sacchetto delle patatine. Se questa cultura noi non riusciamo a cambiarla, e quando dico noi, non è il sindaco, non è il consiglio comunale, non è l'amministrazione, dico noi ribellesi,
vista anche economico. E questo è l'appello finale, scusatemi dal dire, che metto su questo argomento, perché io amo la mia città non più di come la amate voi, consigliere comunale, di come lo amano gli amici che sono a casa e che ci stanno ascoltando. Lo amo la mia città alla stessa maniera, con responsabilità diverse, ma amo la città alla stessa maniera. Mi auguro che l'amore di ognuno di noi si trasformi in atti concreti di collaborazione per il benessere della città.